Vivo in un riccio, ma non per capriccio. Mi trovi in montagna, sono là. Ve lo svelo dopo la sigla. Immagino l'abbiate capito, oggi parleremo di castagne e per farlo abbiamo raggiunto la Valle Camonica, siamo in provincia di Brescia perché qui nel comune di Paspardo ha sede il consorzio della castagna di Valle Camonica. Siamo con la presidente Enrica Ruggeri, grazie per averci invitato, per permetterci di parlare di questo frutto molto molto interessante, un po' tipico dell'autunno e della stagione invernale. Sì, siamo nella Castagneti di Paspardo e qui è proprio alla sede il Consorzio della Castagna di Valle Camonica che quest'anno compie 25 anni. È nato nel lontano 1996 per l'allora volontà dell'amministrazione con dei volontari che avevano ritenuto opportuno valorizzare quello che era il nostro territorio abbandonato da qualche decennio. Negli anni 60 c'è stata tanta emigrazione e hanno abbandonato un po' i castagneti e quello che era l'agricoltura. Questi volontari hanno deciso bene con la loro amministrazione di far rivivere e rivalorizzare proprio questo territorio, la castagna che ha sfamato intere generazioni, i nostri nonni e bisnonni. Qui il paesino che si trova a 1000 metri ha un castagneto molto ricco, piante secolari e tant'è vero che era chiamato l'albero del pane perché sfamava, era il nostro pane quotidiano praticamente dai nostri nonni e con la farina che facevano con le castagne andavano poi nella bassa bresciana a fare il baratto, là si prendeva il grano turco, la farina gialla per fare la polenta, così si alternava quello che era l'alimentazione. I nostri castagneti spaziano qua dai 500 ai 700 metri, 800, però Paspardo ha un microclima particolare e crescono le castagne anche a 1000 metri, 1050 metri. È un microclima molto adatto a quello che è la crescita di questo frutto e noi ne siamo orgogliosi perché qui crescono le castagne particolari, molto dolci e di una pezzatura anche importante. Non sono marroni ma sono proprio castagne. Sane, quest'anno voglio dire le castagne non sono tantissime, però sono sane e di ottima qualità. Quanti sono i soci del vostro consorzio? Che numeri ha la castanicoltura qui in Val Camonica? Allora, i nostri soci in questo periodo sono 150 soci, circa 150 più o meno, ecco, e se ne aggiungono sempre tutti gli anni perché vedo che si avvicinano a questo tipo di cultura, la castanicoltura.
Ecco, spaziano in tutto il territorio, partono da giù da Pisogne fino a Sonico, a Edolo, dove i paesini, in tutti i paesini ci sono dei castanicoltori dove conferiscono qui nel Consorzio della Castagna il loro prodotto. Ecco, soprattutto il versante sinistro a scendere dell'olio, del fiume Olio, è ricco di castagneti secolari soprattutto. Il nostro intento è quello di mantenere questo territorio e di portare la castagna della Valle Camonica di Paspardo, un marchio importante su tutto il territorio, anche fuori da quello che è la provincia di Brescia. E adesso è tempo di raccolta. Sì, stiamo raccogliendo, adesso sono le ultime. Siamo indietro di 10 giorni rispetto agli altri anni, questo dipende un po' quello che è il tempo. La castagna purtroppo influisce tantissimo sull'umidità, il sole e le piogge. Ecco, quest'anno 10 giorni, di solito si cominciano a raccogliere le castagne la fine settimana, l'ultima settimana di settembre, le prime 2-3 di ottobre. Quest'anno siamo indietro di 10 giorni, però ecco, fino alla fine di ottobre si possono raccogliere tranquillamente le castagne, dopodiché è finita la raccolta, anche il conferimento da parte dei soci. Adesso ci inoltriamo nel castagneto per continuare a parlare appunto di questa pianta, del suo frutto e di castanicoltura. Perfetto! La nostra trasmissione parla di agricoltura biologica, frequentiamo di solito, visitiamo delle aziende biologiche certificate che danno una certa garanzia al consumatore finale. Parlando di castagneto però la parola biologico, anche se non c'è la certificazione, viene naturale, perché infatti non vengono fatti trattamenti alle vostre piante. I nostri castagni sono tutti naturali, si potrebbe dire già biologico così, perché non c'è nessun trattamento di nessun tipo, è proprio naturale, così come li vedete vengono raccolte le castagne e non vengono trattate, per cui potrebbe già essere biologico. Ci stiamo organizzando proprio per avere la certificazione, perché tutto il territorio qua dei castagneti della nostra valle sono tutti biologici e soprattutto le nostre castagne, che è un frutto tra l'altro generoso, un frutto sano, bello, una bella castagna, anche se non sono marroni, ma sono castagne particolari, molto grosse e dolci, e vengono così proprio in natura, noi le raccogliamo i nostri castagneti. Poi ci tengo a precisare che i nostri castagneti vengono mantenuti così perché è un'usanza, se vogliamo chiamarla così, che già i nostri nonni avevano con il comune, praticamente il territorio del comune di Paspardo. Però c'è questo detto ius piantando, che praticamente la proprietà rimane del comune, però chi mantiene o chi sceglie di mantenere quel tipo di bosco ha il dovere di mantenerlo pulito, però ha il diritto di raccogliere le castagne, di raccogliere la legna e il dovere soprattutto di tenerlo pulito, di tenere sani i castagni. Ecco perché abbiamo tante zone dove sono puliti, perché c'è proprio questo ius piantando. Tra l'altro viene lasciato in eredità da famiglia in famiglia, pur non essendo di proprietà della persona, lo lasciano in eredità ai familiari,
come una parte di eredità, cioè a un figlio piuttosto che a un altro, un pezzo di terreno, io spiantando, e questo avrà diritto per la vita di mantenere questo tipo di bosco. E negli anni è sempre stata fatta questa usanza qua, e Paspardo lo mantiene ancora, c'è questo detto, lo io spiantando, che non è solo un detto ma è una realtà. Ecco, la castagna appare così, nel riccio, quando è il momento di maturazione, cade qua naturalmente, non c'è bisogno di fare la battitura. E una volta i nostri nonni, vede, erano interessati, proprio, vede, scendono proprio naturalmente, erano interessati ad avere anche solo il chilo di castagna in più, per cui a fine raccolta, quando c'erano ancora qualche riccio, c'erano dei ricci ancora sulle piante, facevano la battitura, raccoglievano i ricci, toglievano le castagne, le ultime castagne che rimanevano dentro, e poi intorno alla pianta, proprio alla base della pianta, raccoglievano tutti i ricci per far sì che non patisse durante l'inverno e creasse anche un po' di humus, un po' di concime. Una fertilizzazione naturale. Esatto, era un fertilizzante naturale proprio dai ricci che cadevano, anche dalle foglie, perché si raccoglievano le foglie venivano poi utilizzate nelle famiglie per scaldarsi e per pulire gli animali nelle stalle, ma poi venivano anche tirate le ultime insieme ai ricci, venivano messe proprio vicino alle piante, proprio per quel motivo qua. Solitamente in un riccio ci sono tre castagne. Solitamente ci sono tre castagne, due sono quelle molto, molto belle, poi ce n'è una che è quella più piccolina, che adesso l'abbiamo fatta cadere, che non è buona e va buttata, però quelle più grosse vengono, vedete, si tengono quelle più grosse, quella piccola viene tolta. Da qui è già uscita perché era talmente piccolina che viene eliminata. Poi le castagne, una volta a terra, si raccolgono così semplicemente, senza mezzi meccanici, perché noi qua non abbiamo mezzi meccanici, è proprio tutto naturale. C'è stato qualche anno fa un insetto che è venuto dall'Asia, il cinipide, che aveva devastato i nostri castagni, e per qualche anno c'è stato un po' di criticità perché i castagni non hanno fruttificato. Adesso però è tenuto sotto controllo, perché se ci sono delle segnalazioni io tempestivamente avviso la comunità montana, che sono molto attenti a questa problematica, e loro provvedono inserendo sul territorio un altro insetto che combatte le larve. È una lotta biologica. Dopo bisogna dire che non è stato debellato, è un insetto che purtroppo tutti gli anni tanto poco si fa vivo, però lo stiamo tenendo sotto controllo, tant'è vero che i nostri castagni adesso sono ripartiti bene, si sono risanati. Mi diceva prima che la produzione quest'anno non è stata delle migliori, forse perché ci sono state poche piogge? Ecco, il clima influisce tantissimo sul castagno, soprattutto l'umidità, il caldo, il secco se non piove, pertanto quest'anno abbiamo una buona qualità, ma poche, non ce ne sono tantissime. Abbiamo raccolto un bel po' di castagne perché poi la valle è estesa, però ecco, non ce n'è una produzione mega come a volte ci sono negli anni. Ecco, dipende tanto dalla temperatura, dipende tanto dal clima, ecco. Quindi anche in questo caso i cambiamenti climatici possono mettere a serio rischio la produzione di castagne. Eh sì, influiscono tantissimo su quello che è proprio dopo. Le castagne quest'anno possiamo dire che sono belle, però ce ne sono poche. Ecco, questo sì, dopo non ha influito sulla qualità, ma ha influito sulla quantità. Questo purtroppo il clima ne risente, la natura ti dà un segnale subito. Perché il castagno è una pianta che ha bisogno di tanta acqua? Ha bisogno di umidità. Noi qua il versante, poi il nostro territorio qua della Deria, che è la località dove si concentrano la maggior parte di castagni secolari, è particolarmente umida, e con questo microclima favorisce proprio la crescita, nonostante ci sia siccità in giro. Tant'è vero che le castagne della Deria hanno una pezzatura molto superiore rispetto a quelle degli altri territori, perché il nostro territorio qua è umido. Ci sono delle varie sorgenti sotterranee che favoriscono questa umidità ai castagni. E allora anche le castagne sono, dopo ecco, la quantità deriva un po' anche dal fatto del mantenimento dei castagni, bisognerebbe potarli
risanarli e ringiovanirli tutti gli anni, o se no una volta ogni tanto. Ed è quello che mi sto, è il mio obiettivo sfidante, è quello proprio di far ripartire quello che è proprio la castanicoltura, avendo già noi tutta la filiera, però ripartire proprio dalla base, dal mantenimento e dal risanamento dei castani, perché è solo così che poi riusciamo ad avere un prodotto finito eccellente. Io non punto sulla quantità, ma sulla qualità del prodotto, deve essere buono. Questo castagneto, Enrica, è davvero molto ben curato e soprattutto passeggiando abbiamo incontrato la panchina gigante, ma anche delle sculture bellissime. Ecco, è il percorso vita che è stato voluto fortemente dagli alpini e dal qui presidente Pietro Salari, con il suo gruppo, che mantiene pulito tutto quello che è il castagneto e l'ha arricchito con queste statue, queste sculture, che ogni scultura si riallaccia poi a un avvenimento, a una persona, e ve ne parlerà Piero. E comunque è ben curato, ma è curato grazie agli alpini, perché sono loro che puliscono, che tengono la strada pulita in ordine e che tutti gli anni richiama un turismo veramente di eccellenza, perché vengono a vedere soprattutto questo percorso per quel motivo qua. È immerso nei castagneti e Pietro Salari vi darà anche le spiegazioni di queste sculture che loro hanno fatto proprio per abbellire il nostro castagneto. Oltre a darci dei frutti particolari, ha anche questa storia che ci riallaccia agli alpini, che è una storia da studiare e comunque da continuare a ricordare anche ai nostri giovani. Passeggiare, anche solo raccogliere in questo castagneto, in questo luogo, ci porta a fare un tuffo in quella che è l'arte, in quella che è la storia, una storia che non va dimenticata. È proprio questo il vostro obiettivo come gruppo Alpini? Sì, noi infatti nel 2015, in occasione del centenario della Grande Guerra, abbiamo voluto creare questo parco della memoria, dove siamo andati a ricavare dei vari settori in collaborazione con le locali scuole elementari e medie, in particolare la terza E. Abbiamo creato un primo settore riguardante la prima guerra mondiale, un secondo riguardante la seconda, un terzo riguardante i caduti nelle missioni di pace in Italia e nel mondo. Poi lungo il percorso abbiamo messo delle varie sculture ad altezza d'uomo, realizzati su tronchi di castagno schiantati, recuperati nel bosco, e con questo vogliamo continuare a ricollocare appunto sul territorio delle figure emerite, diciamo, che hanno ben fatto per gli alpini. Questo per dare modo ai giovani di tenere sempre presente i valori quali solidarietà, altruismo e condivisione dei valori che sono alla base dell'uomo. Il percorso è stato realizzato a suo tempo grazie anche all'aiuto della famiglia Tiraboschi, che ci ha aiutato per la pulizia iniziale del sentiero e del percorso, che era in stato molto molto disagevole. Complimenti davvero, perché è un piacere passeggiare per questo luogo. Io adesso la saluto, la ringrazio e torno da Enrica nella sede del consorzio, perché adesso dobbiamo vedere, la raccolta l'abbiamo fatta, c'è tutta la fase di pulitura e lavorazione per poi vedere che prodotti nascono grazie a queste gustosissime castagne. Grazie a voi, grazie per tutto quello che state facendo, e diciamo un grazie alla signora Enrica, che ha inteso condividere con noi questa giornata. Thank you.
Erika, abbiamo di fatto raggiunto quella che è la vostra sede, adesso siamo all'interno di un magazzino dove vediamo poi la lavorazione della castagna. Quando i castagnicoltori arrivano qui per conferire il prodotto, che cosa avviene? Quali sono le varie fasi? Ecco, questa è la prima lavorazione, praticamente come arrivano i castagnicoltori, viene pesato il prodotto e controllato il castagnicoltore, il nome e cognome del castagnicoltore, il peso e l'importo da pagare al castagnicoltore. Poi le castagne vengono passate al vaglio. Questa è una macchina che divide praticamente le castagne in pezzatura. Nella prima uscita escono le castagne piccole, quelle che poi passiamo all'essiccatoio. Nella seconda uscita escono quelle un pochettino più grosse, che sono quelle che vendiamo al fresco. La seconda uscita sono quelle che praticamente diamo ai gruppi per fare le castagnate, che sono quelle che si prestano per fare le caldarroste. E all'uscita quelle grosse sono quelle più scelte, quelle un pochettino più belle. A questo punto, finita la cernita del vaglio, passiamo manualmente a fare una cernita delle castagne, vede, delle castagne che si sono macchiate, quelle buche, vede, che purtroppo sono malate, e le togliamo prima di buttarle nei cassoni, dove poi vengono vendute. Pertanto queste qua, che sono leggermente macchiate, le mettiamo in un contenitore e i nostri agricoltori le danno agli animali, per cui della castagna non viene buttato niente. Quella che rimane nel bosco la mangiano gli animali del bosco, i cinghiali, i scoiattoli e quant'altro. Quelle che invece noi eliminiamo dalle nostre qua, perché ne arrivano magari anche di macchiate, anche se quest'anno le castagne sono in buono stato, c'è poca raccolta, però sane. E quelle poche che troviamo dentro buche le diamo agli agricoltori, che le danno agli animali, alle capre, alle pecore, ai conigli, per cui non si butta via niente. A questo punto si passano le castagne nell'essiccatoio, quelle che rimangono nella giornata si passano nell'essiccatoio, che vi faccio vedere. Quanto tempo devono rimanere le castagne in questa situazione e soprattutto quali sono i benefici? Allora, questo è l'unico sistema per conservare le castagne, e è un procedimento di essiccazione. Praticamente viene tolta tutta l'umidità, dopodiché vengono sgusciate e vengono conservate al fresco e durano anche un anno. Ovviamente è l'unico sistema per mantenere intatte le castagne. Un altro sistema, si possono mettere nel congelatore. Una volta però essiccate, stanno dentro una ventina di giorni, poi dipende dal calibro della castagna e dalla quantità, ci stanno dentro fino a 20 quintali per essiccatoio. Una ventina, 20-25 giorni, una temperatura intorno ai 38-39 gradi, e a fine, più o meno verso i 20-25 giorni, proviamo l'umidità e poi le sgusciamo. Vanno sgusciate a caldo con due macchine che abbiamo qua, è una sgusciatrice che praticamente fa uscire da questa bocchetta le castagne sbucciate, e il residuo, le bucce escono sotto, che poi anche quelle non vengono buttate, perché ci sono dentro dei residui di castagne, le diamo agli animali. Ecco, noi di solito per fare le feste, magari più avanti, le tagliamo direttamente con una macchinina apposta, che mettiamo a disposizione anche per i gruppi, tipo gruppi oratori, gruppo alpini, gruppi vari, gruppi che fanno volontariato, gliele tagliamo noi gratuitamente, i nostri volontari si danno la disponibilità per tagliarle, che c'è una macchinina apposta che le taglia. Qual è l'importanza del taglio? Perché devono essere tagliate le castagne? La castagna deve essere tagliata prima di essere messa nelle pentole calde, perché col calore scoppia, scoppiando fa uscire tutto quello che è la polpa.
per cui un piccolo taglio di queste dimensioni, ma proprio piccolissimo, che questa macchina fa, neanche si vede, è come un laser, tacchete, taglia leggermente la buccia, che non dà quell'effetto lì, respira, la castagna respira quando cuoce e rimane praticamente, soprattutto a farle caldarroste, rimane intatta. Si vede appena, vede? Appena si vede. Però ecco, vede? Le tagliano leggermente, vedete che c'è un piccolo tagliettino. Per invece farle bollite non ci sono problemi, si può fare a meno di tagliarle, però per farle caldarroste vanno tagliate le castagne. E noi diamo gratuitamente questo servizio ai nostri clienti, i gruppi grandi che ne prendono grandi quantitativi, 2, 3, 4 quintali per fare le castagnate, e allora le facciamo questo servizio gratuitamente. Anywhere I go, everywhere I went, always on my own. La castagna così a che stadio è? Allora, finita la sgusciatura esce questo prodotto che sono le castagne secche, praticamente disidratate, sono le famose biline che noi chiamiamo. E una volta sgusciate vedete che non tutte sono perfettamente pulite. Allora questa cerita viene fatta tutta a mano e vengono tolte le castagne, quelle non perfettamente sgusciate, quelle macchiate, perché ci possono essere dentro castagne macchiate, vengono tolte e il resto, che sono castagne, per dire queste che sono belle pulite, rimangono per fare la farina. Queste qua le passiamo al mulino per fare la farina, perché sono le castagne che ci danno una farina pulita, bianca e dolce, che è la caratteristica delle nostre castagne qua della Valle Camonica. Dove le castagne diventano farina. Esatto, questo è il nostro mulino a pietra, è una pietra a freddo e praticamente facciamo la farina. Qui si macina solo farina, pertanto pur essendo non biologica, non è contaminata. La nostra farina di castagne viene macinata esclusivamente in questo mulino e solo la farina maciniamo, e solo le castagne secche. Da questo mulino praticamente questo mulino viene alimentato da quell'imbuto lì sopra che vedete, e vengono messe giù delle castagne secche, piano piano le fa passare in quel tubicino lì e ne fa scendere una a una piano piano, sicché la pietra
girando non scalda la farina, praticamente questo mulino è a freddo, la farina scende fredda e poi passa in questo vaglio che sono di tre grane diverse e la grana numero uno è dove scende la farina proprio sottile che noi utilizziamo per fare il nostro, adesso non so come, noi la chiamiamo la polenta di Skelt, sarebbe il castagnaccio praticamente. Poi in questa grana e questa scendono le farine leggermente più grosse, tipo semola, un pochettino la grana un po' più grossa, che viene utilizzata per fare i panettoni, i biscotti, spongadone, ecco, e lievitati. Qua dietro invece scende la farina integrale, praticamente quella che usiamo per fare i biscotti integrali, che mischiata ad altre farine integrali dà un biscotto d'eccellenza veramente. Quest'anno siamo andati veramente alla grande col biscotto integrale. A questo punto, fatta la farina, poi qui finisce tutta la lavorazione della castagna, di tutto il nostro laboratorio da questa parte. Praticamente viene riportata poi all'occorrenza, quando facciamo i biscotti, quando facciamo i panettoni, nel laboratorio, che poi vedremo, nel laboratorio dove vengono fatti tutti i nostri prodotti. Ci tengo a dire che il Consorzio della Castagna di Valle Camonica è l'unico in Italia che ha tutta la filiera, praticamente dalla potatura, dalle castagne, dalla raccolta, alla trasformazione e quant'altro, fino ad arrivare al prodotto finito. Ecco, noi siamo qua in una struttura che è del Comune di Paspardo, che ci è data tra virgolette incomodato d'uso perché al momento lo stiamo utilizzando, e anche il mulino è di proprietà del Comune di Paspardo, che è stato proprio preso per il Consorzio della Castagna, per agevolare il Consorzio della Castagna a fare un prodotto finito e essere indipendenti un po' da tutto quello che è il nostro prodotto. Praticamente lo gestiamo dall'inizio alla fine. Scopriamo un altro angolo del Consorzio della Castagna, siamo all'interno di quello che è il laboratorio di pasticceria, dove la farina viene trasformata in gustosissimi prodotti che poi ovviamente verranno venduti. Siamo in compagnia di Andrea Grigolin, oltre ad essere un volontario e anche un tecnologo alimentare. La domanda che mi viene spontanea è questa: abbiamo già detto che la castagna è chiamata, conosciuta anche come il pane dei poveri, perché diciamo che è un alimento completo. Quanto fa bene? Ma diciamo che non fa tanto, non è tanto bene, ma è un alimento completo, perché la castagna contiene proteine, contiene vitamine, contiene altri ingredienti, sali minerali, eccetera, e quindi di conseguenza io potrei vivere solo con la castagna e l'acqua, per assurdo. Poi invece siamo onnivori e di conseguenza la usiamo in tante altre cose, insomma, ecco, tutto qua. La castagna è anche un alimento molto interessante perché è priva di glutine. Brava, quindi sappiamo quante intolleranze siano presenti al giorno d'oggi, quindi la farina di castagna, così come la castagna come frutto, possono essere anche una valida alternativa. Alimento per quella gente che ha il problema di non contenendo glutine, è chiaro che lo possono mangiare senza nessun problema. Lei qui all'interno del consorzio è il pasticcere.
colui sì, che okay. insieme alla signora Enrica appunto inventa delle ricette gustose per allargare la gamma dei prodotti. Oggi in particolare ci mostrerà come nascono dei biscotti con farina integrale. Con farina di castagne. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono zucchero di canna, anziché zucchero semolato, no? Burro, farina di frumento tipo 1, perché parliamo di integrali, farina di segale integrale e farina di castagne integrali. Questi sono tutti gli ingredienti e adesso andremo a metterli nell'impastatrice e farli creare poi la pasta che andremo a avere da stendere per fare i biscotti. Prego. Ok. Allora, una certa sequenza anche nell'aggiungere gli ingredienti per fare questo prodotto. Quindi abbiamo messo lo zucchero e adesso andiamo a mettere il burro. Immagino che ci sia anche tanta attenzione alla qualità dei prodotti, si punta sì, a prodotti sì. del territorio. Chiaramente sì, il burro è il burro della Valle Camonica, lo zucchero di canna purtroppo no, ma... Non siete ancora attrezzati. Ci arriveremo anche a lì, no? Adesso che abbiamo messo zucchero e burro, chiuderemo la macchina e faremo lavorare, miscelare bene lo zucchero e il burro. Poi andremo ad aggiungere le varie farine a seguito, ok? Parlando del miele, è chiaro che andremo ad aggiungere il miele di castagne. Quindi siamo sempre nel discorso castagne. A questo punto lo zucchero e il burro si sono amalgamati, fermiamo la macchina e andremo ad aggiungere le farine. Com'è lavorare con la farina di castagne? È semplice? È un elemento, un ingrediente che si amalga bene un po' con tutto? Sì, ma col fatto che essendo una farina che non ha glutine, non è facile fare l'impasto, perché non c'è il glutine anche. Che fa da legante, quindi va aggiunto a altre farine o eccetera, non so, parliamo del solo farina di castagne si fa solo un dolce, che è il castagnaccio, finito lì, ma è quella pappina, chiamiamola, che poi va aggiunto i pinoli e altre cose, ma non ha forza. Non avendo il glutine, è chiaro che il glutine dei cereali, chiaramente, no? Nelle farine dei cereali, serve proprio per far da legante quando si va a impastare con la pasta. E anche lì ci sono farine con più o meno glutine. E lì poi è tutto di cosa si vuole andare a fare. Ok, adesso le farine le abbiamo messe tutte e resta il miele e un pizzico di lievito chimico. Adesso andiamo avanti, altri 10 minuti minimo per far sì che il burro e lo zucchero e le farine si amalgamino tutte insieme. Quando sarà tutto un po' amalgamato aggiungeremo le uova. Adesso, visto che il burro, zucchero e farine si sono amalgamate, andiamo a dare umidità e aggiungiamo le uova lentamente. Visto che lei ha lavorato per tanti anni appunto nel settore alimentare, sì. Nota delle differenze? Ha notato delle differenze quando si trovava a dover avere a che fare con dei prodotti che arrivavano da un'agricoltura biologica oppure da un'agricoltura naturale rispetto a quelle invece che erano molto chimici? Sì. Ma diciamo no, ma cosa succede? Che con il biologico io vado
a creare un impasto, un insieme di prodotti per poi arrivare alla fine con tutto quello che è il suo naturale. Se invece vado dentro con chimica, cosa faccio? Vado dentro col lievito chimico, ma quel lievito chimico lì è chimica, perché è il pirofosfato acido di sodio e il bicarbonato di sodio, che con l'umidità dell'impasto va a creare l'alveolatura del prodotto. Ma è meglio l'altro, se parliamo di chimica e non. Ecco. Chiaramente. Immagino che poi sia anche importante, perché quando ci sono delle introduzioni, quando c'è l'introduzione di elementi chimici, poi può essere anche deteriorati i valori nutrizionali poi di quel prodotto, alterati perlomeno. Ma direi no alterati, ma va a fare dei composti nuovi che con il biologico eccetera non ci sono. Tutto lì, il discorso è lì. Anche è un po' il pane, la stessa cosa l'abbiamo nella panificazione. Noi facciamo il pane con il lievito naturale che è dato dalla madre eccetera eccetera, e o se no la facciamo con il lievito di birra. Noi mangiamo un pane fatto col lievito di birra e mangiamo un pane fatto col lievito naturale, è chiaro che il lievito di birra mi pesa e mi crea problemi, perché ho ancora delle cellule vive che vanno giù nel mio stomaco. Di là no, ho una flora batterica del lievito madre, è molto di più del singolo del lievito di birra. Ecco, cioè, potremmo star qua tutta mattina a parlare di queste cose. Vedo che adesso aggiunge il miele. Che proprietà ha il miele di castagno? Aggiungiamo il miele per aumentare nel prodotto finito il gusto, il sapore delle castagne, perché la farina di per sé, da sola, dà poco sapore. Questo ci aiuta moltissimo, oltre a darci un gusto. Anche delle proprietà importanti, interessanti, sì, il miele, sì, di castagne, nonostante abbia questo sapore un po' amarognolo. Ma diciamo che ogni miele ha delle sue proprietà, una diversa dall'altra, perché il polline del castagno ha, e le api cosa vanno? Vanno a pescare e da lì, con le loro salive e enzimi che hanno, meglio dello zucchero, ma molto meglio, perché lo zucchero noi portiamo solo dolce e non altro. Nel miele noi ingeriamo enzimi e componenti del miele che tutti positivi. Okay. Adesso ovviamente quando l'impasto sarà pronto ci saranno le fasi di stesura e poi di realizzazione proprio del biscottino, le fasi di cottura. A me non resta che ringraziarla e poi vedere il risultato finale. Grazie ancora Andrea. Grazie, grazie anche a voi. Questo è il vostro
shop, perché come abbiamo detto, dal castagneto poi alle nostre tavole la filiera qui nel consorzio è completa. Qui possiamo apprezzare una gamma dei vostri prodotti, partendo dai biscotti, ma anche a due special guest. Qui siamo proprio alla fine del percorso del nostro itinerario, nel senso che dalla raccolta alla trasformazione, alla conservazione, alla produzione, arriviamo proprio al prodotto finito che è la nostra eccellenza praticamente. I nostri prodotti sono tutti a base di castagna, a base di farina di castagna. Abbiamo i castagnoli che hanno una percentuale molto alta e sono le nostre, cioè il nostro fiore all'occhiello, che sono questi proprio forma di castagna. Poi abbiamo le gocce di cioccolato, sempre con farina di castagne, con delle gocce di cioccolato all'interno, molto delicati per i bambini. E poi il frollino, che è sempre a base di farina di castagne e è molto delicato. Ecco, anche questo qua. Poi quest'anno abbiamo fatto le scandole, che sono delle fette biscottate, sempre con farina di castagne, noci e cioccolato, che vengono poi tagliate a fette, tostate, messe nel sacchettino con dello zucchero a velo e sembrano proprio delle tegole innevate. Le abbiamo chiamate scandole proprio perché danno l'impressione di essere delle tegole innevate, e noi nel nostro territorio qua l'inverno, che abbiamo i tetti tutti innevati, richiama un po' quello che è l'aspetto del nostro paese. Ecco, ho voluto riportare a questa immagine le scandole. Poi abbiamo gli integrali, che avete visto a farli da Andrea questa mattina, che è sempre un prodotto a base di farina di castagne integrale, le altre farine integrali, e anche questo è un prodotto molto buono che abbiamo valorizzato in questi ultimi periodi perché ne abbiamo venduti parecchi. E poi abbiamo il nostro fiore all'occhiello, che è la spongadona, che è il nostro dolce tipico del consorzio della castagna, fatta sempre con farina di castagne, noci e cioccolato in base alle percentuali. Dico noci e cioccolato perché? Perché si prestano molto bene con la farina di castagne. È un abbinamento molto riuscito, e difatti anche il panettone, con un'altra percentuale, mettiamo più noci e più cioccolato, anche il panettone viene fatto con farina di castagne, noci e cioccolato. E questi prodotti mangiati leggermente a temperatura ambiente, ovviamente, che si scalda un pochettino il burro dentro e si sprigiona proprio quel profumo di castagna, sono apprezzatissimi, soprattutto nel periodo natalizio, mentre la spongadona nel periodo proprio adesso, in autunno, quando ci sono le castagne. Poi facciamo a Pasqua, facciamo anche le colombe, sempre con farina di castagna, noci e cioccolato. Ci siamo cimentati anche a fare i panettoni con farina di castagne e frutti di bosco, che sono molto buoni, sono stati apprezzati. Vedremo quest'anno, abbiamo già qualche ordine in corso, però ecco, piano piano. Poi gli altri prodotti, abbiamo la pasta, che utilizzano la nostra farina di castagne per fare la pasta con la farina di castagne. E poi di due tipi, abbiamo le linguine, poi abbiamo i fusilli, che è una pasta lavorata e si presta bene con qualsiasi tipo di sugo. Questi soprattutto con il sugo tipo il salmì, ragù, che entra dentro nella pasta lavorata ed è ottimo. Le castagnole e le linguine si prestano molto bene col burro e salvia, con i funghi, ecco, poi le può fare anche col pesto, comunque si sente il prodotto che è la farina di castagne. Poi abbiamo la crema di castagne, molto buona, che noi utilizziamo quando facciamo i nostri dolci, le crostate, soprattutto per le feste, faccio le crostate di farina di castagne sopra la crema di castagne ed è una prelibatezza. Il miele di castagno, che viene fatto proprio qui nel nostro territorio, qua nella Deria, giù nella nostra località dove raccolgono le castagne, l'apicoltore mi porta qua le api, e il miele viene proprio fatto qua con i nostri castagnetti, i fiori dei nostri castagnetti, e anche è ottimo. Solitamente dicono che il miele di castagno è leggermente amaro, non è amaro, ma è un dolce naturale il nostro, perché le nostre castagne sono particolarmente dolci, per cui anche il miele è molto delicato, che potrebbero mangiare benissimo anche i bambini. Sicuramente tanti prodotti trasformati, però per chi volesse gustare le castagne come frutto, diciamo, fresco, le caldarroste oppure le castagne cotte. Sì, noi in questo periodo facciamo delle feste, facciamo caldarroste, vin brulette per i gruppi, come anche per la popolazione di Pasparto. Abbiamo appena fatto una festa e vengono molto apprezzate le caldarroste. Abbiamo lì delle pentole apposta che vengono cucinate proprio ancora come si faceva una volta, ecco. E non abbiamo mezzi particolari all'avanguardia, usiamo i pentoloni col fuoco vivo sotto e facciamo queste caldarroste. Però c'è anche l'altro tipo di castagne, che sono le biline,
le castagne secche che adesso non sono ancora pronte perché ci vogliono 20 giorni prima che secchino, sgusciate così, poi le vendiamo anche fresche, fresche nei sacchetti che sono molto apprezzati soprattutto per le persone anziane che le mettono nel latte, le fanno ammorbidire nel latte e sono belle sostanziose, è come mangiare una bella fetta di carne. E poi abbiamo la farina, ecco, vendiamo al dettaglio anche la farina, questi sono i nostri prodotti più o meno che vendiamo, dopo ci sarà spazio per la fantasia per crearne altri. Sicuramente, siamo quasi in conclusione, soltanto una battuta per ricordare quali sono i vostri obiettivi per il futuro, perché il consorzio non si ferma. Ma il nostro obiettivo sarebbe quello di certificare la nostra castagna, una castagna biologica. Perché? Perché i nostri castagneti non sono trattati, è già di per sé una castagna biologica, però non è certificata. Io invece vorrei portarla alla certificazione, perché abbiamo dei castagni secolari, bellissimi, sani, perché adesso sono sotto controllo, anche come l'avevo detto, del cinipide, e vorrei che questo frutto così delizioso e che ha sfamato intere generazioni, portarlo anche alla certificazione e perché no, magari anche gluten free, visto che la castagna è un prodotto senza glutine, trovare la possibilità di fare un altro laboratorio piccolo dove soddisfare anche le richieste dei celiachi. Sicuramente tanti progetti per valorizzare quello che è un frutto che poi è diventato un simbolo di un intero territorio. Ci salutiamo con una consueta frase che vorrei commentare con lei, è una frase di Jean-Jacques Rousseau, c'è un libro sempre aperto per tutti gli occhi, la natura. E qui di immagini oggi ne abbiamo viste bellissime, ne abbiamo sfogliato pagine spettacolari. Beh, natura, io collegherei natura al mio paesaggio, a Paspardo, è tutta natura. Spaziamo dai monti ai castagneti a quello che è il paese in sé, tutto naturale, tutta natura, basta uscire, guardare il cielo, è uno spettacolo, guardare le montagne è uno spettacolo, i nostri castagneti, le piante, cioè bisogna cercare, il nostro obiettivo è quello di mantenere ancora bene e sani quelle che sono quello che è il nostro territorio, che è la natura che ci offre tantissimo e noi dobbiamo dire solo che grazie. Come i castagnicoltori sono i custodi del bosco, anche ognuno di noi deve essere un po' il custode della natura. Io la ringrazio davvero Enrica, è stato un piacere conoscerla, è stato un piacere parlare di questo prodotto così bello, buono e anche simpatico. Anche per me, la grazie. La simpatica ispira simpatia, ispira anche colloquialità, dialogo, unione. Grazie ancora. Grazie anche a voi, grazie mille. Arrivederci alla prossima puntata di Pianeta Verde, a presto.